Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi, come avete visto dall'immagine di copertina e dal titolo di questo video, vi parlerò di alcuni utensili della Inventor. Non farò una recensione, quella verrà fra qualche giorno. Oggi vi farò degli unboxing di questi utensili. Si tratta di un seghetto alternativo, una sega a cartuccio, una sega circolare a batteria e un seghetto circolare a corrente elettrica. Inventor è un'azienda che già vi ho presentato per diversi utensili. Fra le mani ho il trapano avvitatore brushless e il piccolo avvitatore cacciavite, ma vi ho recensito anche le livelle, la sega circolare, corrente elettrica, insomma degli utensili che finora si sono dimostrati efficaci, efficienti e funzionanti. Come sempre, prima di recensire un prodotto io lo testo, mi faccio bene un'idea, guardo le recensioni anche di altri youtuber, guardo le recensioni che ci sono su Amazon, se il prodotto è in vendita su quel sito internet, e mi faccio un'idea della qualità. Se il prodotto vale, allora decido di portarlo sul canale. Se il prodotto dopo i test è valido, allora decido di pubblicare il video. E questi prodotti della Inventor sono davvero di buona qualità, li ho testati, soprattutto l'avvitatore lo utilizzo con tantissima frequenza perché ne ho tanti di buona qualità, ma questo è piccolo, come vi ho detto è molto ergonomico, ha una potenza sufficiente a fare praticamente quasi tutti i lavori che si possono fare all'interno di un piccolo laboratorio, quindi questo per me è tra i miei avvitatori preferiti. Ne ho tanti che adoro, ma questo rientra fra i miei preferiti. E ora vedremo questi utensili. Questi tre sono a batteria, quest'ultimo invece a corrente elettrica, ma sto perdendo un po' troppo tempo nella descrizione. Guardiamo direttamente cosa troviamo all'interno di queste confezioni, poi più avanti farò anche dei video dedicati con delle singole recensioni, vi lascerò tutti i link per poter vedere anche le varie recensioni su Amazon eccetera. Quindi iniziamo da questo in alto. Questo è il gattuccio a batteria, guardate come sono confezionati bene. In un'azienda, se curano anche la valigetta, curano la confezione, curano la descrizione eccetera, nella maggior parte dei casi, non sempre, allora anche l'utensile è di buona qualità. Questa è la valigetta, come vedete è fatta bene, è robusta, nonostante sia trasparente comunque è davvero robusta, certo non possiamo prenderla a martellate, ma come valigetta protegge e ci permette di trasportare molto comodamente il nostro utensile. Guardate anche l'interno, tutto disposto correttamente, già è un sintomo di buona qualità della stessa azienda, quindi dell'utensile che ci propone. Allora, questo è l'oggetto in questione. Tutto quello che vedete di colore nero è in gomma, quindi nella parte che ci interessa dove va impugnato. Nella parte posteriore c'è anche un po' di gomma che ammortizza l'impugnatura. Come peso e come materiale, come robustezza, già mi piace. C'è anche della gomma qua laterale che serve a appoggiare l'utensile sulla superficie, quindi ammortizza un pochettino eventuali urti. Allora, guardiamo cosa viene dato in dotazione. Due batterie da 20 volt da 2 ampere ciascuno. Avremo la possibilità di consultare il livello di carica premendo il tastino su la parte frontale. Questa è la battuta frontale, quindi montiamola direttamente. Per poterla montare si deve premere questo tastino e si fa scorrere verso dietro. Adesso inserisco la batteria e lo avviamo per la prima volta. Ok, il tasto ha anche la possibilità di regolare la sua velocità. Sopra l'impugnatura abbiamo il tastino che ci permette di rimetterlo in sicura, e in dotazione, oltre al manuale di istruzione, vengono date anche una bella scorta di lame. Ovviamente è disponibile anche il caricabatterie, quindi va bene. Questo l'abbiamo guardato molto velocemente, dopo vi dirò le caratteristiche tecniche. Nel frattempo chiudiamo la valigetta e guardiamo un altro utensile. Questo arriva senza valigetta. Anche per questo voglio farvi vedere la qualità dei materiali, qualità costruttiva. Allora, guardiamo anche questo da vicino, ho cambiato la posizione della lampada così abbiamo la luce frontale. Come vedete anche questo è fatto molto bene, tutto ciò che è nero è gomma, una gomma molto confortevole, gomma anche nella parte posteriore, la base ovviamente è metallica, questa copertura è anch'essa in metallo, tutto molto fluido. Ragazzi, Inventor sembra che stia investendo tanto su questi utensili, guardate, tutto fatto benissimo, le incisioni, i materiali sono davvero assemblati molto molto bene. Questa è la regolazione dell'inclinazione, quindi si apre in questo modo, si regola l'inclinazione, guardate che fluido, non ha giochi, proviamo a stringere. Ed è tutto molto solido, anche forzando da questa parte
La base rimane molto salda, guardate, ha una cernierina dalla parte posteriore e una cerniera nella parte frontale. Devo dire che così, senza utilizzarli, già mi stanno piacendo. Poi ovviamente va fatto il test sul campo per vedere come si comportano una volta messi in funzione. Questo serve a regolare l'escursione, anche questa è molto molto fluida, guardate. Davvero fatta bene. Anche questo è un sistema di sicurezza che ci consente di premere il tastino solamente dopo aver premuto questo tasto. Ha anche il puntatore laser sulla parte frontale e ci sono delle tacche come sempre con il riferimento a 0 gradi e a 45 gradi. Ovviamente in dotazione ci sarà la guida parallela e il manuale di istruzioni, oltre che una chiave a brugola per sostituire le lame che troviamo all'interno di una scatolina. E le stesse ci permetteranno di tagliare quindi piastrelle, legno e altre lame pure per il legno, quindi tipologie di lame differenti. Passiamo all'utensile successivo. Anche questo arriva nella sua valigetta con la copertura sopra in plastica trasparente. È possibile utilizzare o meno questa imbottitura, che io però vi consiglio di lasciare al suo posto. Allora, guardiamo anche in questo caso la disposizione dell'utensile e degli accessori. Allora, sulla parte alta abbiamo la batteria, anch'essa 20 volt 2 ampere. E questo il seghetto alternativo. Ragazzi, sembra piccolo, vederlo sembra piccolo, invece a tenerlo fra le mani è bello massiccio. E allora, inseriamo la batteria e tra l'altro anche la funzione di pendolo, che è quella funzione che ci permette di seguire dei tagli più o meno puliti in base all'impostazione che daremo. Escludendo la funzione di pendolo, il taglio sarà meno veloce rispetto al pendolo impostato al massimo, ma sarà più pulito. Invece impostando il pendolo al massimo avremo una maggiore velocità, un'aggressione maggiore del taglio. In quel caso però perderemo un pochettino di qualità, di pulizia nel taglio, quindi va utilizzato in tutte quelle occasioni in cui dobbiamo dividere in due qualcosa senza badare alla precisione. Quindi vediamo il passaggio di velocità da 1 fino a 6. Allora, continuiamo ora a guardare le altre caratteristiche di questo seghetto alternativo. Innanzitutto ha un LED sulla parte frontale che illumina la zona. E allora ragazzi, ho interrotto la registrazione perché volevo farvi vedere che il manuale di istruzioni è anche in italiano ed è scritto correttamente, perfettamente, è multilingue, non è solo italiano, e quindi ci dà tutte le informazioni necessarie. Allora, la base, come vedete, è in plastica, ha questa superficie antigraffio, ovviamente è removibile, e la stessa base, svitando questa brugolina, questa vite sulla parte bassa, si può inclinare per fare dei tagli che raggiungano fino a 45 gradi. Sulla parte frontale c'è questa protezione che evita di farci male, quindi andare a colpire la lama, e come vedete questi piolini ci permettono di inserire nella guida che si viene a formare la guida parallela, e poi va regolato tramite questi piolini. Ed anche per questo troviamo una ricca dotazione di lame per tagliare più materiali, dal legno, metallo eccetera. Passiamo ora alla sega circolare, sempre a batteria. Ovviamente anch'essa arriva senza valigetta. Ragazzi, io vi faccio vedere da vicino come è fatta bene. Guardate, fatti davvero benissimo, sia per quanto riguarda la confezione, la qualità, non potete sentirla, ma potete vederla, davvero fatta molto molto bene. Mi piace. Allora, guardiamo anche in questo la fluidità dei movimenti per quanto riguarda la regolazione degli angoli, eccetera. Allora, svitando questo pomellino, in questo modo, abbiamo la possibilità di regolare l'inclinazione. Ragazzi, molto, molto fluida. Davvero mi piace. Qua abbiamo anche un puntatore laser che ci guida nel taglio. Anche in questo caso abbiamo due tacche che ci guidano nel taglio 0 gradi e 45 gradi. Il pomello per poter bloccare la battuta parallela che va inserita da qua a qua, quindi poi si fissa. Il tutto tenuto con una molla per evitare che con le vibrazioni si sviti. L'impugnatura gommata, anche questa parte è gommata. Qua c'è una chiave a brugola ben nascosta, alloggiata in modo sicuro, che ci serve a cambiare la lama. Abbiamo questo pomello che ci permette di regolare l'altezza, quindi la profondità di taglio. Basta girarlo, fluidissimo. Anche questa molto fluida, scorre benissimo, è in plastica, quindi ci permette di vedere la lama. Quando stiamo tagliando riusciamo a vedere tutto, poi si sposta ovviamente perché viene spinta dalla superficie. In dotazione trovate in questo caso una batteria sempre da 20 volt ma da 4 ampere. Allora, la inserisco, ovviamente utilizzabile anche con gli altri utensili. La inserisco, l'accendo, vediamo che rumore fa anche se non c'è la lama, però vediamo che rumore emette.
Allora, emette come sempre il classico fischio dei motori brushless, sembrano quasi un aereo in decollo, a me il rumore lo ricorda tantissimo. Vi ricordo che vi lascerò i vari link dei prodotti per poter andare ad approfondire sul sito internet tutte le caratteristiche ed eventualmente avere ulteriori informazioni. Allora, adesso leggiamo alcune caratteristiche tecniche, ovviamente essendo quattro utensili non posso leggervi tutto, ma cercherò di essere il più preciso possibile. Tra l'altro voglio farvi vedere che c'è una raffigurazione nella quale sono presenti non tutti, ma una buona parte degli utensili che produce la Inventor. Metterò pure un'immagine degli utensili, ancora ne nasceranno altri, ma un'immagine che raccoglie alcuni utensili sempre della Inventor. Da questa parte abbiamo delle illustrazioni in cui si fa vedere le parti gommate che vi ho già fatto vedere. Nella parte posteriore abbiamo le prime caratteristiche tecniche, quindi batterie 20 volt, la velocità raggiungibile va da 0 fino a 3000 al minuto e l'escursione della lama è di 22 mm, il taglio sarà di 115 mm, invece sull'acciaio 10 mm. Da questa parte abbiamo altre caratteristiche tecniche che poi sono in comune anche con gli altri utensili, quindi il motore brushless, il sistema di rilascio rapido, la possibilità di regolare la battuta, quindi in base alla profondità di taglio che vogliamo avere e a tante altre circostanze, possiamo regolare la profondità della battuta nella parte frontale. Adesso guardiamo le caratteristiche tecniche del seghetto circolare, questo a corrente elettrica. Allora avremo il motore da 705 watt e il numero di giri di 3500 al minuto. La lama che si può montare, che sia per il legno, piastrelle eccetera, deve essere da 115 mm e ci permette un taglio regolabile a 90 gradi con una profondità di 42 mm e 8, quindi 43 mm, e una profondità di taglio a 45 gradi di 28 mm, quindi in comune allineato con tutti i seghetti di questa tipologia. La copertura, quindi la guardia della lama in alluminio, la presenza della battuta laterale, e poi ci dice con questa icona che è un utensile che si può utilizzare anche con una sola mano. La proveremo e vedremo pure come funziona. Ora vediamo il seghetto alternativo. Allora, anche questo motore brushless, numero di giri regolabile da 1000 fino a 3000. L'escursione della lama 25 mm e 4, 6 velocità. Qua altre informazioni che abbiamo già visto, ne abbiamo già parlato. E ora passiamo alla sega circolare a batteria. Avrà una velocità di rotazione di 4800 giri al minuto. Il diametro della lama è di 165 mm, ci permette un taglio a 90 gradi profondo 57 mm e a 45 gradi 43 mm. Mi sembra di avervi detto praticamente tutto, ma non resta poi che guardare questi utensili in funzione. Speriamo che non cada tutto, mi sa di sì. Non mi resta quindi che invitarvi a rimanere collegati al canale. Iscrivetevi, cliccate qua giù sulla campanella per attivare le notifiche, perché a breve arriveranno anche le recensioni di ognuno di loro. Detto questo, non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video così lungo fino in fondo, e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!